L'obiettivo principale è quello di rendere pubblica anche la politica urbanistica del comune, che non è solo una mera politica urbanistica di sviluppo, quindi di sviluppo legato all'edilizia, ma è un'urbanistica che tende a recuperare nel suo insieme tutto il territorio. Urban Promo è una grande occasione per potersi confrontare e poter parlare anche delle persone competenti, anche al mondo accademico, per far capire come in questo caso il motivo anche della partecipazione mia di questa mattina, di chiarire come l'amministrazione investe e calcola il beneficio pubblico, che non è solo una questione di monetizzare e di fare cassa, ma di cercare anche con opere di compensazione e di mitigazione un equilibrio sul territorio. Un equilibrio che deve compensare una parte ambientale, che deve soddisfare la sicurezza del territorio, investire in infrastrutture, ma soprattutto rendere una città molto più bella.